sono Dora Esploratrice. Hola bambini! Vi ho preparato un bellissimo gioco oggi, si chiama Magical Magnet. Lo conoscete? Si possono fare delle figure così e figure così. Ma non finisce qui, ci sono altre cose da fare, tante tante. Guardate, i robot, le macchine che costruiscono la strada, altre macchinine belle che vanno in giro, tutte diverse. Invece puoi fare un triangolo, guardate. Ma è divertentissimo, andiamo avanti. Cosa possiamo trovare d'altra pagina? Wow, le case, le macchine, un scoiattolo, un triangolo triangolare. Davvero bellissimo. E noi bambini oggi cosa facciamo? Che volete fare di bello? Io direi che possiamo fare questo trenino, cosa dite? Facciamo il trenino! Proviamo a fare il trenino. Quanto magneto qui! Una scatola piena! Posso fare tutto quello che voglio! Prima dobbiamo togliere quello che non ci serve, cioè le ruote, perché non facciamo delle macchine oggi, giusto? Queste macchine. Poi vediamo cosa rimane. Magnet, magnet, sono magnet. E questa non ci serve. I numerini. Belli, belli. Indietro, questa non serve. Vediamo come iniziamo a fare questo trenino. Iniziamo da giù. Un triangolo, un triangolo, un triangolo. E tre, due pezzettini sotto. Vediamo di fare questo triangolo, triangolo. Ma dove sono i triangoli? Triangoli, triangoli. Ecco, hanno fatto tutti una riga. Vediamo, iniziamo. C'era un triangolo così, un triangolo così e un altro triangolino così. Va benissimo per adesso. Poi uno di qua e un altro di qua. Poi c'era un quadratino qua in mezzo. I triangolini hanno fatto così. Ed ecco, la nostra prima parte del trenino è pronta. Poi dobbiamo mettere 1, 2, 3, 4, 5 file. No, 5 quadratini a 2 file. Vuol dire che sono giusto 10. 1, 2, 3, 4. E si attacca tutto. Ho detto 4, sei giù. 5. E vediamo di rifare la via indietro. Bello, questo gioco è super divertente. Mi sto divertendo tantissimo. È veramente una cosa meravigliosa. E il piano per il trenino è pronto. Adesso dobbiamo mettere un quadratino, un quadratino, guardino, guardino, e cercare di attaccarlo. Guarda, guarda, è vero, veramente divertente. Qui, qui, qui e qui. Sembra difficile, ma è molto, molto divertente, perché questi sono dei veri manier, cioè calamite. Le calamite che si attaccano. Oh, oh, dove vai? Così, così. Oh, più giù e ancora più giù. E opla. E l'ultimo. Dietro invece va chiuso con due triangolini, perché sopra andranno messi i quadrati. Spostatevi tutto. Il nostro treno sta arrivando. Oh, pardon. Vanno chiusi con tre triangolini. Oh, oh, così, così. Opla. Chiuso. Bello il nostro treno, molto divertente. E sopra vanno dei quadratini, mi sembra, sul disegno. Non so, forse sbaglio, ma non penso di sbagliare. E abbiamo già fatto la metà di trenino. Guardate, abbiamo costruito una casa praticamente. Opla. Così. Guarda, adesso abbiamo costruito la parte sotto. Dobbiamo fare questa parte qui dell'inizio del treno. Andiamo avanti. Sul foglietto ho disegnato che l'inizio è fatto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangolini. Andiamo a fare come sul disegno. Oh oh, bambini, è distrutto tutto. No, si riprende. Oh oh. 1, 2, 4 e 5. L'ultimo. Oh oh, se lo cade. Ma da solo in aria ovviamente non può stare. Quindi dobbiamo usare dei quadratini, degli angoli. Penso siano sempre stessi che abbiamo usato per costruire le mura. Quindi uno di qua e lo attacchiamo. Oh, oh. Attenzione, tra poco il treno parte. E così. Avete capito cosa ho fatto, bambini? Facilissimo, è un gioco davvero meraviglioso. Sono io che ve lo dico, sono la Dora Esploratrice. Per questo lo so tutto, ho esplorato così tanti posti e questo è veramente divertente. Quindi mi raccomando, mettete tanti, 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 tanti mi piace con pollice su. Continuiamo. Ed è intero, guarda che bello. E adesso continuiamo a costruire il treno fino in fondo. Wow, il nostro treno è diventato un pochino più corto. È perché gli ho tolto un po' di quadratini da dietro, visto che mi mancavano, non c'erano più i quadratini. E adesso devo fare... Ma le ultime due le dovevo fare così, aperte. Non mi bastano. Adesso invento qualcosa, faccio un treno molto strano, ma divertentissimo. Vediamo di mettere questi sopra. Opla. Sarà un treno con delle super spine. Super spine potenti. Guarda qua, che bellissima fine del treno. Wow, davvero magnifico. E penso che questo lo mettiamo qua su. Oh wow, guardate che treno che ho fatto io. Ma non è finita qui. Manca la casina del conducente e il coso che tira fuori il fumo, che fa tutto. Bello. Proviamo a farla adesso. Una, due e tre. E continuiamo a cercare di costruire il ciu ciu. Opla. Il mio treno è pronto. Questo è il super treno.
trino che ha costruito Dora Esploratrice. Vi piace il mio trino? Se vi piace mettete tantissimi